tratta di un percorso pieno di insidie e ostacoli che sembravano insormontabili per una squadra, il Belgio, che non partiva assolutamente da favorita. Partita dopo partita abbiamo aumentato l'intesa, fino a iniziare a crederci per davvero. Oggi siamo qui e vogliamo regalare a una nazione intera il primo mondiale della sua storia. Ciao Fede! Ciao Enzo, sei pronto? Sono pronto! E anch'io, e allora si va, siamo all'Uzniki Stadium di Mosca, è la finale del mondiale, è Portogallo-Belgio. Buona domenica a tutti! Sei carichissimo, Bomber, dobbiamo essere carichissimo. Mamma mia! Sono carichissimo. È l'episodio finale di una serie che, intanto qui vediamo il tabellone stupefacente, serie che ci ha accompagnato in questi mondiali di Russia 2018, ecco la coppa. Io non la guardo perché la voglio alzare dopo, quindi non, ok, è scomparsa. Mamma mia, è veramente una grande partita, una partita del resto, permettimi di dire, in attesa la vigilia, no? Anche per il Portogallo, perché comunque non ti aspettavi che arrivasse in finale, e per questo penso alla finale reale, perché sarà Francia-Croazia, non te sì, l'aspettavi. Sì, abbiamo rispecchiato un pochettino la realtà, diciamo così, nel nostro piccolo. 11 del Portogallo composto da Rui Patricio tra i pali, difesa 4 con Semedo, José Fonte, Pepe e Rafael Guerrero. Carvalho davanti alla difesa, sostenuto da Silva e João Mario. E Silva e Ronaldo, le due punte. Risponde il Belgio con Courtois tra i pali, ha salvato contro la Spagna e anche contro il Brasile. Kompany, Alderweireld e Vertonghen i tre di difesa, De Bruyne e Witzel centrali al centrocampo con Carrasco largo a sinistra, a destra ovviamente Meunier e poi Mertens e Hazard alle spalle di Rumelu, Pippone, Lukaku. Porta bene chiamarlo in questo modo perché ha fatto molto bene contro la Spagna. È tutto pronto, Bomber? È tutto pronto, vecchio, ci siamo. Si va, tu sei quello rosso, io sono quello blu, come sempre in questa serie. Subito pressione di Lukaku, attenzione, lui che vuole subito andare, poi calcia in porta, via! 55 secondi, il Belgio è già in vantaggio, clamoroso. Ho spaccato tutto, no, Lukaku se l'è tenuto per la finale. Non ci credo. Se l'è tenuto per la finale. 55 secondi, Belgio 1, Portogallo 0. Ho fatto gol. Me ne sono accorto. Adesso però siamo concentrati. Ah, ricordiamo a leggenda 6 minuti e tu sia quaperata col cerchietto. Adesso attenzione alla risposta però del Portogallo. Bravissimo. Carrasco, palla buona per Lukaku che ha visto anche lo scatto da parte di Mertens. Ecco il pallone in verticale per Mertens che può mettere il turbo. C'è anche Hazard, ecco il cross morbido, forse mano. E poi la palla diventa buona per Patricio. Aveva cercato Hazard, palla difficile. Poi ancora Carrasco, il Belgio fa la partita. L'appoggio di Mertens per Hazard. Palla stupefacente di ritorno. Oggi ce l'ho con stupefacente comunque, incredibile. Mamma mia. Prova Vertonghen, palla interna per De Bruyne. Ha visto ancora il corridoio per Hazard. Buono il pallone, prova il destro a giro. Eden Hazard, un gol d'autore del capitano belga. Belgio 2, Portogallo 0, doppietta di mezzo. Mamma mia, imparabile per Rui Patricio che spinge, ma non ci arriva. Hazard la poteva mettere solo lì. Un destro a giro spettacolare, guarda Rui Patricio come si allunga. Imparabile, ragazzi, due gol clamorosi nel giro di 18 minuti per il Belgio. Un inizio che ricorda Milan-Liverpool. Però poi dobbiamo tenere, perché non voglio il secondo. Sì, mamma mia, vecchio. Questa te la potevi pure evitare. Meunier che, devo dire, ha recuperato. Diciamo che ha preso confidenza un po' come noi due. È vero. A forza di giocare delle partite è migliorato tanto, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sai qual è il discorso? Che dipende anche, chiaramente noi l'abbiamo imparato a conoscere meglio. Intanto attenzione però alla corsa di Semedo sulla destra. Semedo fino in fondo, dietro André Silva, destro sul fondo, primo scudo del Portogallo. Lo utilizziamo come giocatore di equilibrio, no? Di interdizione, però attenzione al suicidio. Scusa vecchio, io non avevo visto che André Silva si stava avvicinando così tanto. Ronaldo, occhio però, la porta Ronaldo, palo. Quando siamo al 42esimo, la mette De Bruyne, dentro Rui Patricio. Palla viene Witzel, occhio però che qui c'è un buco centrale, occhio al buco. Palla per André Silva, c'è anche Ronaldo a sinistra, servianzi e João Mario che fa gol. Al terzo tentativo il Portogallo segna. Finisce il primo tempo della finale del mondiale. Sensazioni, Bomber, a parte le statistiche che fino adesso danno ragione al Belgio, così come il punteggio, però qualcosa da rivedere nel finale. Come dimostrano in realtà le statistiche, il Portogallo sembra una squadra in grado di colpirti
nel tuo momento più forte e quando magari non te lo aspetti, perché, cioè, nel senso, noi abbiamo fatto la partita alla fine e loro ci hanno purgato in contropiede, quando da un nostro calcio d'angolo, se non sbaglio, tra l'altro. Sì, se non sbaglio, addirittura sì, clamorosa palla persa a centrocampo e dobbiamo evitare queste cose nella ripresa perché si è dimezzato lo svantaggio. Lo svantaggio, sì, nel caso del Portogallo, il vantaggio nel caso del Belgio. 2-1, si torna in campo per la ripresa, forza ragazzi. Dai che la riprendo, dai che la riprendo. Poi la tiene ancora, attenzione al cross verso Mertens, che la mette al lato. Figa nostra, figa nostra. Bravissimo De Bruyne a disturbare l'uomo, palla buona per Meunier. Lukaku appoggiarsi perché sta arrivando Mertens. Lo vede, va da solo, andrà al cross che è bellissimo, Sarpero si ferma. Dalla parte opposta c'è Carrasco, grande sombrero di Carrasco, mezzo in grande spolvero, palla dentro, messa fuori, poi ancora verso De Bruyne che non la tiene. Ma ragazzi, Menzo sta facendo il panico in questa finale. Occhio perché c'è Ronaldo. Palla dalla parte opposta a cercare a trovare la corsa di Bernardo Silva. È più veloce di Carrasco che però gli torna. Occhio ancora a Bernardo Silva. Dalla parte opposta a cercare João Mario. In aria João Mario. Ancora palla dentro Ronaldo. E poi la conclusione larga. João Mario vicino alla doppietta. De Silva largo. Qui buca l'intervento. Attenzione Vertonghen. È un 2 contro 3 perché adesso arriva anche il terzo. Compagni! Che chiusura. E ancora palla dentro per Bernardo Silva, che dalla destra vuole metterla dentro, ma da solo! E la palla entra in porta dopo il tocco di Meunier sfortunato, è 2-2. Minchia, mi ero messo sulla linea apposta per cercare di fermare questo pallone. È incredibile, non ci credo. Non poteva essere scontata la finale, è stato un torneo al cardiopalma. Presa. Poi ancora Carrasco, è nostra, De Bruyne, la porta, largo per Hazard, che ha visto anche il movimento di Carrasco in area di rigore, Rui Patricio! Nega a mezzo la tripletta, il 3-2, decisivo, attenzione addirittura al contropiede, Der, va a puntare Der, che poi è costretto a defilarsi per l'ottimo lavoro difensivo del Belgio, che chiude addirittura con Alderweireld, e adesso saranno tempi supplementari. Sono in attacco totale, io ho messo contropiede. Benissimo. Adesso chiaramente il Portogallo sull'aria dell'entusiasmo vuole andare. Infatti va fino in fondo con Silva, sinistro sul fondo, è una certezza. Poi cambia gioco verso Carrasco, palla lunghissima e defilata per Yannick Carrasco, che aspetta Rimorchio e Rimorchio lo trova in Dembélé. C'è anche De Bruyne al limite col destro caldo. La palla è proprio per il 7 che se la porta in zona tiro, vuole calciare De Bruyne, viene praticamente murato. E occhio però che qui prendiamo contropiede. Occhio alla corsa di Eder. Sempre Eder che poi vi alza il cross. Esce Courtois che la fa sua. Occhio a Semedo. Siamo al centesimo. Palla per André Silva fuori da William Carvalho che carica e poi va dentro. Ma c'è ancora Kompany. Ancora il nostro Cannavaro che ha chiuso di tutto in questo mondiale. E allora ripartiamo ancora velocissimi. No. Perché così? Vediamo cosa fa. No. Mamma mia. Poi attenzione che hanno sbagliato. Hanno sbagliato c'è Hazard. Hazard deve resistere. Hazard ancora. Hazard dentro verso fascio e arriva. Sì. 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 3-2. Sì. È iniziata. Anzi è finita come è iniziata. Con Marconi che fa assist e con Menzo che fa gol. 3-2. C'è Bashuayi, c'è Dembélé che la mette giù e c'è anche il duplice fischio. Mancano 15 minuti alla fine dei 120. E tutte le parole in questo momento sarebbero parole sprecate, perché c'è Menzo che è concentrato all'inizio partita, ci sono io che rompo la tensione con il commento. C'è un 3-2 Belgio per il momento. Poi si propone e va a ricevere De Bruyne. Al centro Bashuayi. De Bruyne la vuole mettere. Secondo palo! Semedo! Si complicano la vita quando escono. Qui attenzione alla palla che diventa buona per Olivera. Attenzione anche al momento di Eder. La palla è buona per Eder. È uscito Malander Wild. 3-3. Dai, va bene, va bene, va bene. Non è la prima volta. Può capitare, non c'è una logica. Cosa stai dicendo? Non so cosa dire. Che questi tirano e segnano. Che purtroppo io. Che purtroppo io poi ci metto ogni tanto del mio. Purtroppo perché c'ho sempre quel mezzo secondo di ritardo dopo che siamo in condivisione di gioco. Lo ricordo anche per i nostri gentilissimi amici che ci stanno seguendo. Adesso dobbiamo stare attenti. Perché il Portogallo è sempre stato sotto e ha saputo per il momento sempre reagire. Quindi va a largo da Shadli, ha tagliato anche Hazard. Anzi forse è Mertens, non gli arriva comunque il pallone. Poi William Carvalho che lancia, la prende Alderweireld sui piedi di Carrasco che può andare. Si è mosso Bashuayi. Ecco il pallone per Bashuayi.
Attenzione che al centro stanno arrivando i compagni. Bascio ahi dalla linea di fondo, alza il cross, Patricio con i pugni, De Bruyne! Sì! Al volo De Bruyne! Al volo De Bruyne! 4-3! 4-3! Che partita è? Che partita è? Ho rotto tutto. Vabbè, mi sono tolto la maglietta, ho rotto tutto. Io non me la tolgo perché non sono magro come te. Che gol ha fatto? Aspetta, perché qui come cazzo si rimette sta cosa? Si è girata tutto. Che è al volo De Bruyne! Marconi li fa mica brutti quando li fa, però attenzione, che stanno detto. Ogni tanto autolodiamoci. Aspetta, me la levo dopo. Ma stai nudo. Il Belgio vuole tenere. Sì! Campioni del mondo! Sì! Campioni del mondo! Per la prima volta nella storia il Belgio. La disperazione del Portogallo. La gioia irrefrenabile di Fede Menzo. Che mondiale, Bomber. Non so che altro dire. Vorrei essere lì con te, abbracciarci forte. Mamma, veramente. Oggi è più bello essere finti belgi. Diciamolo insieme una volta, Fede. Diciamolo insieme. Siamo campioni del mondo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo, veramente. Che partita. Che mondiale. Nulla scontato. Il Belgio che non muore mai. Adesso, attenzione, godiamocela questa premiazione. In questo epilogo di una serie pazzesca, fateci sapere nei commenti se volete uno speciale, un montaggio, un riassunto, un cammino verso un cammino trionfale, insomma, di questo Belgio che è partito malissimo col pareggio con la Spagna e quindi col Panama, con quello con la Tunisia, un girone che sembrava impassabile, ma adesso c'è il 10, c'è il capitano, alzala al cielo capitano, al cielo. Campioni del mondo. Non ci credo. Grande. Mamma mia. Abbiamo battuto ogni pronostico, Fede, ogni pronostico. In quello che poi è stato davvero il mondiale, anche nella realtà, delle sorprese, no? Sono uscite le più forti. Sì. In finale oggi giocheranno Francia e Croazia. Anzi, fate il vostro pronostico finché varrà in queste 3-4 ore prima della finale e diteci secondo voi quanto finisce e chi vince. Chiedo il pronostico a Menzo, per te chi lo vince il mondiale? Vince la Croazia. Lo sai che anche secondo me? Perché la Francia questa cosa delle finali perse ce l'ha. Mamma mia. Campioni, Fede, campioni. Niente, campioni. Io non posso dire altro che grazie per avermi invitato in questa serie, Fede. Sì, che hai scelto adesso me come tuo compagno di avventura. Però è il momento di dire la verità. Voi dite, vabbè, ma era più bello farlo con le maglie del Belgio, era più bello fare una cosa più, cioè con un hype precedente. Bomber, quando ti ho proposto la serie io? Quanto mancava l'inizio del mondiale? Ma penso 2 giorni prima, se non uno. Sì. Cioè, forse un giorno prima. Diciamo che l'organizzazione di Fede Marconi è un po' questa, pecca un pochino. Però mi è venuta questa idea pazzesca e pazza soprattutto. Ho pensato a Menzo come spalla destra migliore in circolazione e perché secondo me si meritava di portare avanti questo torneo assieme a me. E spero che sia reciproca come cosa. Ovviamente ringrazio tutti, anche gli iscritti del Buon Menzo che hanno seguito questa serie conoscendola con lui e che poi sono arrivati a far parte di questa grande famiglia anche del nostro canale. Ragazzi, è il momento di scommesse. Se questo video raggiunge i 3000 like mai raggiunti in questa serie, faccio quante flessioni, Bomber? O quanti pesi? Cioè, qua guarda, ti faccio vedere. Dato che io sono uno sportivo in realtà, ho i pesi da 10 questo video. No, non me ne frega un cazzo. Se questo video raggiunge 3000 mi piace, vengo a casa tua e ce ne facciamo un altro così. Facciamo qualcos'altro insieme. Dai, ragazzi, ci avete proposto tantissimo, cioè ci avete richiesto tantissime volte di continuare a fare video insieme io e Menzo. Ovviamente farebbe piacere ad entrambi. Quindi 3000 like, non sono impossibili. 3000 like se può fa. Assolutamente, mi raccomando. Ciao ragazzi. Alla prossima, bella raga, never give up sempre. Ciao. Sempre su te. We all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a